www.redigio.it e la storia continua. L'affare della frutta. Dal produttore al consumatore. Il fruttarolo prendeva in affitto da diversi proprietari numerosi broli contemporaneamente, in modo da garantirsi un afflusso di derrate sufficiente e costante. Talvolta la gestione di questi complessi produttivi risultava addirittura eccessiva per le sue sole forze, per cui diventava necessario stabilire società con altri fruttaroli, oppure subaffittare loro parte dei broli. Al contrario, con tale attività non riusciva a coprire l'intera gamma dei prodotti da porre in vendita ed egli era costretto ad acquistare presso altri colleghi le partite di frutta che gli mancavano. Tutta la sua frenetica attività, infatti, come già detto, andava a confluire nel momento dello smercio. Ogni fruttarolo era quindi titolare di più di un banco di frutta presso i vari mercati cittadini. Anche questi erano mandati avanti da salariati, mentre il nostro fruttarolo si riservava la direzione generale, faccenda tutt'altro che lineare considerata la complessa normativa in vigore. Quantomeno singolare, infatti, ci appaiono le regole stabilite per lo smercio della frutta nei mercati cittadini. Essa doveva essere trasportata direttamente dal frutteto al banco e venduta tutta senza possibilità di stivarla e riproporla il giorno dopo. Evidentemente è l'intento di preservare la freschezza del prodotto. Questo però costringeva i fruttaroli a un difficile calcolo di quanto avrebbero potuto smerciare nella giornata, per non dovervi ritrovare con delle eccedenze da cedere alla fine sotto costo. Altra regola particolare, la frutta doveva essere venduta a numero anziché a peso. E i nuovi sapori. Contrariamente a quanto saremmo indotti a credere, nei mercati cittadini si poteva trovare anche frutta non prodotta nella zona, ma proveniente da distanze notevoli. Era il caso degli agrumi, che raggiungevano Milano dalla Liguria, importati, insieme al pesce secco, da mercanti specializzati, a volte riuniti in società. Si tentava poi di produrre frutta non adatta al clima locale, per venire incontro alle richieste di una clientela esigente. Così, ad esempio, è attestata nei broli milanesi la coltivazione di meloni, difficili da ottenere a quelle latitudini. Il sistema di coltura è svelato in un trattato sull'agricoltura di un medico francese. I semi venivano piantati a marzo in fosse piene di letami, con stuoie, fogliame e tavole in modo da tenere riparati al caldo. Il valore dei meloni così tenuti era comunque piuttosto alto, come attestano i reiterati divieti delle autorità di venderli a prezzi eccessivi. E a caccia di rifiuti. Diffuso è lo stereotipo della città medievale come il regno del sudicio e della spazzatura, con strade e piazze pubbliche ingombre di escrementi umani e animali. Ma una simile idea può venire in mente solo a chi vive nell'epoca dei fertilizzanti chimici, epoca in cui le deiezioni umane sono divenute nient'altro che un imbarazzante ingombro, da lavare via frettolosamente con lo sciacquone. Le città in epoca medievale, al contrario, oltre a essere dotate di efficienti sistemi fognari, avevano letteralmente bisogno dei rifiuti organici per concimare gli orti e i giardini che li rifornivano di derrate alimentari. Così, nei contratti di affitto dei broli milanesi
troviamo non di rado la clausola che consente al fittavolo di recarsi quotidianamente all'abitazione del locatario a ritirare i rifiuti organici che la famiglia aveva prodotto nottetempo per utilizzarli come fertilizzante nel fondo. Particolarmente appetiti erano i rifiuti che si ottenevano da taverne e locande, a causa dell'affluenza dei clienti che rendeva cospicua la produzione, e anche a questi venivano stipulati regolari contratti di fronte al notaio. E nei broli di Milano, e a quanto risulta, i broli milanesi erano letteralmente gremiti di piante, ad esempio, in un'area di 17 pertiche, poco più di 11.000 metri quadrati, vicino a San Lorenzo Maggiore, si contavano, secondo un documento della fine del 400, ben 58 pruni, 9 meli, 19 tra amareni e ciliegi, 130 peschi, 2 peri e 6 noci. A questi si aggiungevano 56 salici grossi, 8 pioppi, 4 roveri e infine 152 viti, sposate ai sostegni vivi. In totale, dunque, 292 alberi, con una media, tenendo conto anche delle viti, di circa 25 metri quadrati a disposizione per pianta. www.redigio.it e la storia continua.